Per suonare questo strumento musicale bisogna stare seduti. Ma questo strumento musicale è pieno zeppo di curve. E non solo, ma per suonarlo e suonarlo bene bisogna saperlo abbracciare. Gabriele, benvenuto. Grazie. Lo strumento di cui ci occupiamo oggi è il violoncello, uno strumento bellissimo e ci aiuta in questo percorso Gabriele Geminiani, che è primo violoncello solista presso l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ma non fa solo questo, suona in gruppi da camera, suona da solista, suona in orchestra, insomma tutto ciò che c'è da sapere sul violoncello lui ce lo può spiegare. Prima di tutto però, Gabriele, io vorrei sapere, conoscere di te, il perché uno si ritrova a una certa età, giovanissimo, a essere il primo violoncello dell'Accademia di Santa Cecilia e da dove è nata questa tua passione? Principalmente da bambino. I miei genitori, che sono tuttora insegnanti di conservatorio a Pesaro, mi hanno avvicinato, mi hanno fatto avvicinare a questo mondo. All'inizio, facendo un sacco di esami di ammissione in conservatorio per si può dire così, tutti gli strumenti, strumenti a fiato, violoncello, appunto, pianoforte. Quindi li avevi provati tutti e era quello che rimaneva. Esatto, avevo provato un po' tutti gli strumenti, poi mi avevano scartato subito da tutti gli strumenti a fiato per, credo, una questione di conformazione, insomma, di dentatura o cose simili. E erano rimasti il violoncello e il pianoforte. E dopo un po' di tempo mi sono reso conto che col pianoforte avrei fatto un pochino di fatica, insomma. E quindi il violoncello è stato l'ultima scelta, ma quella più valida poi alla fine. Ecco, tu sei uno dei casi frequenti, ma succede spesso anche l'inverso, di musicista che nasce in una famiglia di musicisti. Sì. Che cosa vuol dire? Che cosa comporta questo? Ma sicuramente è un grande aiuto, perché spesso e volentieri il bambino si trova a dover studiare qualcosa che è di difficile comprensione, non avendo alcun tipo di aiuto, se non quello dell'insegnante che ti vede due giorni a settimana, diciamo, quelle sono le lezioni canoniche. E mentre avere due genitori che ti seguono costantemente, sicuramente è un grande aiuto, perché riescono a farti perdere molto meno tempo. Se c'è qualcosa che non ti è chiaro, che tu non capisci, subito loro te lo spiegano. Poi ovviamente ci vuole anche il tuo insegnante di conservatorio, che nel mio caso è stato eccezionale, si chiamava Walter Di Stefano, che mi ha seguito quasi come un padre, insomma, eravamo amici di famiglia e lo ricordo con tantissimo affetto. Ma nel tuo caso evidentemente non è successo, ma a volte può esserci anche il rischio che magari i genitori, essendo musicisti, spingano troppo il bambino verso, diciamo così, il dover fare a tutti i costi lo strumentista, il dover per forza imparare uno strumento. Non ci può essere anche questo rischio? Evidentemente nel tuo caso non c'è stato, ma... No, non nel mio caso. È possibile perché spesso i bambini si trovano a dover fare ciò che non hanno fatto i genitori, in tanti casi, no? E quindi i genitori si accaniscono sui figli per fargli fare qualcosa che magari a loro non è riuscito. E questo è assolutamente deleterio, insomma, perché crea una sorta di pressione sul bambino che non è sopportabile a quell'età. Nel mio caso devo dire che i miei genitori mi hanno lasciato liberissimo di decidere cosa voler fare del mio futuro. Ovviamente dicendomi: ok, hai deciso di fare questo, lo devi fare bene, poi non importa dove arriverai, non importa cosa farai, ma cerca di farlo con il massimo dell'impegno. Ecco, abbiamo capito come tu hai scelto il violoncello, diciamo anche una storia un po' rocambolesca, se vogliamo, no? Quindi non è stata una affinità elettiva fin da subito. No, non però è stato poi... primo amore, sicuramente. Però poi, immagino, il violoncello è diventato parte di te e quindi... posso lo stesso farti questa domanda: che cos'ha il violoncello per te che non hanno gli altri strumenti?
Questa è una domanda difficile, perché in realtà chi ama la musica ama ogni tipo di strumento. E ovviamente si crea negli anni un feeling, no? col tuo strumento, e quindi diventa ciò che ti permette di esprimerti al meglio. E quindi a un certo momento non puoi più farne a meno. Alcuni dicono che appunto lo strumento sia un prolungamento di se stessi a volte. Beh, perché no? Sì. Sì, questo è vero. Ecco, tu sei primo violoncello in un'orchestra importantissima, probabilmente la più importante orchestra italiana. Ecco, spieghiamo un po' che cosa vuol dire essere primo violoncello, quasi a capo di una sezione di strumenti, cioè la sezione dei violoncelli. Che cosa deve fare un primo violoncello in orchestra? Ma diciamo che cosa devi fare lo scopri con gli anni, nel senso che io sono arrivato a Santa Cecilia quasi ragazzino, insomma 22 anni. E prima ancora ero stato primo violoncello nella ORT, l'Orchestra della Toscana, e lì per lì non ti rendi bene conto di quale deve essere il tuo compito. Ovviamente molto fa l'esperienza, no? E poi ti accorgi che il ruolo è sicuramente importante, cioè, gerarchicamente, se vogliamo esprimerci un po' così, dopo il primo violino subentra il primo violoncello. E diciamo che il primo violoncello ha un ruolo bello per alcuni aspetti e scomodo per altri. È bellissimo quando devi suonare un solo, quando devi suonare, che ne so io, Guglielmo Tell, piuttosto che secondo concerto di Brahms per pianoforte, sono pagine meravigliose, allora lì veramente sei appagato in tutto e per tutto. Ovviamente diventa più scomodo quando tu devi fare da tramite tra il direttore e la tua sezione. Quindi diciamo che il primo violoncello ha un po' un ruolo così, un mediatore tra quello che chiede il direttore di turno e tutta la sezione. A volte non è facile, nel senso che bisogna un attimo farsi le ossa, bisogna avere l'esperienza per saper gestire questo tipo di rapporto. Ecco, tu suonando in una grandissima orchestra sei stato diretto dai più grandi direttori in attività. Ecco, noi sentiamo spessissimo parlare nei media, in televisione, nei giornali, soprattutto i direttori. In realtà a me interessa sapere che cosa si aspetta un musicista d'orchestra da un direttore, e soprattutto una domanda comunissima che sento spesso fare: ma a che cosa serve, e serve tantissimo, a che cosa serve un direttore? Innanzitutto è chiaro che la figura del direttore sia fondamentale, anche se ci sono fantastiche orchestre che suonano benissimo anche senza direttore, però ovviamente il più delle volte ti trovi di fronte a personalità che hanno veramente tanto da dirti, e quindi riuscire a lavorare con un'orchestra enorme, cioè di 100 e passa elementi alle volte, no? E riuscire a gestire tutto, quindi riuscire a darti indicazioni musicali, riuscire a non essere troppo pesante a volte, perché sono dei direttori che ogni tanto esagerano, quindi spingono un pochino troppo e l'orchestra subito si irrigidisce. No? L'orchestra quindi è un gruppo umano, è una comunità, è fatta, cioè, risponde umanamente agli stimoli che gli vengono dati. Sì, ci sono dei periodi dove lavori tanto, quindi sei più stanco, e ci sono dei periodi invece dove sei più rilassato, quindi diciamo sei più propositivo, no? In questo senso. E quindi il direttore deve riuscire a capire un po' qual è l'umore dell'orchestra, riuscire ad essere severo quando serve, riuscire a lasciar correre quando è il caso. Ovviamente l'orchestra poi deve fare la sua parte, quindi cercare di mettere in condizione il direttore di esprimersi al meglio, di lavorare seriamente, quindi disciplina, silenzio, insomma, e cercare di metterlo nelle migliori condizioni possibili. Quindi il direttore, oltre ad avere grandi capacità musicali, deve anche avere grandi doti psicologiche, perché vuol dire gestire un gruppo di persone così vasto e con dei temperamenti anche molto differenti deve essere complessissimo. Bene Gabriele, io direi che è venuto il momento di andare a conoscere da vicino il violoncello. Se ci vuoi
anticipare. Benissimo. E noi ti seguiamo. Prego. Siamo verso la fine del 1500 ed è in questo periodo che nascono i primi prototipi di violoncello. Nascono dagli stessi artigiani da cui nascerà il violino, Gasparo da Salò, il primo, la famiglia Amati e via via fino ad arrivare al grande Stradivari. Ecco, il violoncello ha un antenato in realtà, che è la viola da gamba, che la farà da padrone per molti anni ancora, nonostante il violoncello assuma già la forma dello strumento che conosciamo oggi. In realtà, anche dal punto di vista del repertorio, benché ci siano tantissime pagine già del 1600-1700 per violoncello solo, questo strumento verrà amato e diventerà uno degli strumenti solisti principali soprattutto nel 1800. È in questo periodo, infatti, che questo strumento inizia ad avere un ruolo importante, preponderante come strumento solista e come strumento capace di esprimere soprattutto l'emotività, potremmo dire, del periodo romantico. Gabriele, questo è uno strumento molto affascinante e dalle grandissime potenzialità. Iniziamo dal principio. Come è fatto un violoncello? Allora, ovviamente è costruito interamente in legno ed è formato da un piano armonico, che è la tavola che vedete, costruita in abete, quindi un legno abbastanza tenero. Dopodiché si passa alle fasce e al fondo, che solitamente sono costruite in acero, quindi un legno più duro rispetto all'abete. Una tastiera fatta in ebano, un manico e un riccio. Oltre ovviamente ai piroli, così almeno li chiamiamo, un ponticello, una cordiera, un puntale che ovviamente non è in legno ma che è stato introdotto in seguito perché prima suonavano assolutamente senza il puntale, e un'anima interna allo strumento che è un po' strano, no? Chiamarla anima, però in realtà è veramente l'anima dello strumento. Nel è senso... una sorta di colonnina di legno. Esattamente, no? Esattamente. È una colonnina di legno che collega il piano armonico al fondo. E che è quella che permette di produrre, di far uscire esatto. il suono. Quindi sostanza... per questo che si chiama anima. Esatto, perché in sostanza amplifica il suono che viene prodotto dallo strumento, che parte ovviamente dall'arco che strofina, diciamo così, sulle corde, passa attraverso il ponticello e l'anima amplifica il suono all'interno dello strumento, che viene poi fatto uscire attraverso questi due tagli che si chiamano F e che permettono appunto al suono di uscire liberamente dallo strumento. Ecco. Anche rispetto alle corde ci sono alcune cose da dire, vero? Perché il materiale con cui sono costruite le corde varia, ci sono vari tipi di corde, per esempio quelle che tu utilizzi, di che cosa sono fatte? Io uso prevalentemente corde di budello, quindi interiore di animale, così diciamo, e rivestite. Una volta si usavano nude ed erano veramente molto più complicate da usare, anche perché non c'erano i macchinari che ci sono oggi. Non erano perfettamente cilindriche, ma avevano ogni tanto qualche piccolo difetto, no? di produzione, e quindi rendevano la vita dello strumentista molto più complicata. Oggi si può suonare con le corde di budello perché i nuovi macchinari consentono di avere corde assolutamente perfette quanto le corde in acciaio. E danno un differente tipo di suono, di timbro. Le corde in acciaio sono magari più facili da un certo punto di vista perché sono molto più stabili, anche appena montate risultano molto più stabili, quindi anche all'accordatura dello strumento, no? Stanno molto più ferme, diciamo così. Le corde di budello sono molto più sensibili alle variazioni di clima, di temperatura, di umidità, e quindi danno qualche problema in più da questo punto di vista, okay. Però producono un suono molto più caldo differente rispetto alle corde. Ecco, una delle prime operazioni che un musicista fa per suonare un violoncello, come per tutti gli strumenti, per gli strumenti ad arco, è quello di affrontare l'accordatura.
Ecco, io vorrei tu ci facessi vedere che cosa succede quando accordi uno strumento, quali sono le operazioni che devi fare. Allora, solitamente, diciamo, i violoncellisti moderni, chiamiamoli così, perché io sono leggermente spostato... Sei un po' antiquato, esattamente, diciamo. Sì. E hanno delle macchinette, così chiamate, sulla cordiera, che permettono di accordare in modo più facile, come la sintonia fine, no? Quando si sintonizzano i canali alla televisione, diciamo, certo. Così. Ma la procedura è quella di sentire il La, che solitamente dovrebbe stare tra i 440 e i 442, diciamo così. E adesso, diciamo, per avere lo strumento che suoni in modo più brillante, si tende ad alzare questo La, quindi a suonare con... Parliamo di frequenze. Di frequenze. Quindi 440, 442 sono le frequenze esattamente a cui corrisponde quella nota. Esatto, adesso si tende a suonare con un La 445, 444. Okay. E poi che cosa succede? Succede che una volta accordati il La, si cominciano a sentire le altre corde, quindi a calibrare l'intonazione tra le due corde. Quindi è un'operazione prettamente umana, potremmo dire, nel senso che è fondamentale l'orecchio del musicista. Assolutamente, assolutamente. Sì, si fa tutto con l'orecchio. Il violoncello è accordato per quinte, quindi la prima corda sarà appunto un La, la seconda corda un Re, la terza corda un Sol, la quarta corda un Do. E quindi si comincia sempre a accordare dalla prima corda, per poi passare insieme alla seconda, poi seconda e terza insieme, terza e quarta insieme. E via via. Ecco, lo strumento che tu suoni non è certamente uno strumento nuovo, appena costruito. Di che anno è questo? No, questo è uno strumento relativamente nuovo, nel senso che è del 1903. E ovviamente se ci rifacciamo a Stradivari o Montagnana o Amati stesso, insomma, dobbiamo veramente andare molto indietro nel tempo. Purtroppo diventerebbe anche una spesa notevole. Ma però... perché gli archi soprattutto, ma spesso gli strumenti, vivono di questo, diciamo, come dire, strano fenomeno? Cioè gli strumenti antichi spesso, oltre ad avere un grande valore, hanno anche un suono pregevole. Sì. Non è sempre detto, ma è vero che uno strumento più suona, più acquisisce un bel suono? Sicuramente, sicuramente. E diciamo che lo strumento è vivo, il legno è vivo, quindi vibra, e lo strumento per far sì, insomma, per fargli avere una sonorità sempre più calda, sempre maggiore, ha bisogno di essere suonato. Gli strumenti che tante volte vediamo nei musei, quindi chiusi nelle teche, sono assolutamente, sì, bellissimi da vedere, perché li possiamo andare a ammirare, ma dal punto di vista proprio della vita dello strumento non sempre è una bella cosa, insomma, tenerli fermi. Tanto che al Museo del Violino di Cremona, che è la patria, no, del violino, c'è un violinista che ogni giorno ha il compito di suonare tutti i violini presenti, proprio quasi per tenerli in vita, per farli continuare a respirare. Esattamente. Bene, il violoncello ha delle potenzialità timbriche straordinarie. Intanto... Sì. Ha una capacità e una profondità di suono nella, diciamo, zona grave, no? Dei suoni, nei suoni più bassi, straordinaria. Però ha anche la caratteristica di, diciamo, andare, diciamo, nella tessitura, si dice, più elevata, no? Più alta, avendo sempre un suono bellissimo, di una liricità assoluta. E forse è uno dei motivi per cui dicevamo che nell'Ottocento i compositori romantici iniziarono ad amare particolarmente questo strumento. Gabriele, se ci descrivi, facendoci sentire anche degli esempi, queste straordinarie potenzialità timbriche del violoncello? Assolutamente. La caratteristica principale del violoncello è la cantabilità. Sembra quasi un luogo comune dire che il suono del violoncello assomiglia a quello della voce umana, ma in realtà è così. Si sfruttano un po' tutti i registri, quindi da quello baritonale sino al registro acuto, quindi il violoncello ha un'estensione di 5 ottave da poter sfruttare. E quindi cominciamo dalla corda più grave, quindi veramente da un timbro cupo, ma comunque affascinante, rotondo, e mi viene in mente la sonata in mi minore di Brahms, quindi che inizia con le...
questo timbro molto cupo, però estremamente cantabile, no? Estremamente dolce, sino poi a salire, anche sempre nella stessa sonata, via via sulle altre corde, quindi passando per la terza, che è ovviamente più acuta, la seconda ancora più acuta, e la prima, che è quella che ti permette di arrivare sino all'ultima ottava del violoncello. Un esempio potrebbe essere, appunto, continuando la sonata di Brahms. Qua si passa alla prima corda. Siamo passati dalla quarta corda, con questo timbro veramente cupo, alla prima corda che in qualche modo apre lo strumento sino a renderlo cantabile al massimo. La cosa straordinaria, lo dicevi tu prima, è che in tutti questi registri, in questa grandissima estensione che ha il violoncello, tutti i registri hanno un timbro ben chiaro, una loro caratteristica precisa e una gradevolezza, direi, unica. Sì. Ecco, ma molti si potrebbero chiedere come si suona il violoncello, ovvero come si tiene il violoncello e qual è la postura che tu hai per suonarlo correttamente? Il violoncello ovviamente, come vedete, si suona da seduti. E si può regolare l'altezza dello strumento allungando o accorciando il puntale. Quindi persone molto molto alte probabilmente avranno un puntale leggermente più lungo e persone magari più basse avranno un puntale leggermente più corto, ma questo è del tutto soggettivo, nel senso che ognuno poi regola l'altezza dello strumento in base alla propria fisicità, in base alle proprie esigenze. E niente, una volta sistemato il puntale e trovato una giusta posizione, si passa alla produzione del suono, che avviene attraverso l'arco o archetto. Ecco, insomma, come si tiene l'arco? Si tiene la mano, prevalentemente va tenuta in prossimità del tallone, e con il pollice che poggia su questo gradino che vedete qua. E all'inizio devo dire che è un po' doloroso, perché da bambini, quando si comincia a studiare, insomma, bisogna in qualche modo farsi i calli, no? Così, per così dire, e quindi diventa un pochettino doloroso, insomma, tenere sempre il dito nella stessa posizione, e anche per quanto riguarda la mano sinistra bisogna in qualche modo formare le dita e avere un pochino di pazienza, perché all'inizio è veramente dura. E niente, l'esempio a corde vuote, cioè senza mettere la mano sinistra sulla tastiera, è questo: si appoggia l'arco sulla corda, e si fa scorrere l'arco, possibilmente perpendicolare alla corda, altrimenti la produzione del suono non sarà ottimale. Quindi la differenza può essere questa. L'arco perpendicolare alla corda dà un suono molto più bello rispetto. Ecco, come per tutti gli strumenti ad arco, anche il violoncello ha delle possibilità enormi dal punto di vista degli effetti, del modo in cui si suona, si suonano una serie di note. Per esempio, nel violoncello vengono benissimo le note legate. Assolutamente, assolutamente. L'esempio lampante è quello appunto della prima suite di Bach, che inizia con una serie di quartine. E, sì, potremmo affrontare anche un altro tipo di discorso riguardo all'articolazione, alla legatura, ok, ma diciamo che in tanti suonano l'inizio di questo preludio legato. E dà certamente un'idea un po' particolare, che può sembrare un po' quella delle onde del mare, no? Cioè, stare in mezzo a questa massa che si muove
continuamente, e quindi l'effetto può essere questo. Quindi cercare di legare il più possibile una corda all'altra, quindi avvicinare l'arco gradualmente all'altra corda e produrre un suono che si leghi con quello precedente. Però il violoncello funziona benissimo anche nello staccato. Sì, beh certo, si può sfruttare in mille modi, diciamo che le capacità dello strumento non dico siano infinite, ma insomma nel corso dei secoli sono i compositori che hanno scritto per questo strumento sono riusciti a sfruttare qualsiasi tipo di articolazione, insomma tutte le potenzialità dello strumento. Il suono staccato può essere questo. Quindi ci possono essere dei pezzi virtuosistici che danno un'articolazione molto brillante allo strumento, quindi non è vero che solo il violino può essere inteso come strumento da virtuosi, no? Ma anche il violoncello può fare assolutamente la sua parte. Benissimo. Io ho anticipato in questa seconda parte del nostro incontro che il violoncello, diciamo, ottiene la sua conformazione da strumento, come lo vediamo, insomma, già nel 1600 era uno strumento definito. Eppure, a parte dei pregevoli pezzi, uno dei quali ci suonerai oggi, che è la suite numero 1 per violoncello solo di Johann Sebastian Bach, questo strumento divenne popolarissimo e ebbe anche grandissimi virtuosi solo dall'Ottocento in poi. Perché, secondo te? Ma consideriamo appunto che le suite di Bach sono state scritte tra il 1717 e il 1723. E diciamo che per noi violoncellisti sono veramente... le suite di Bach sono un'opera veramente incredibile, una pietra miliare, no? E ogni violoncellista a un certo momento vuole... non può non confrontarsi con questo, esatto, repertorio. Esatto. E, però diciamo che all'epoca il violoncello, pur avendo, cominciando quantomeno ad avere un repertorio importante, non era così sfruttato. Diciamo che la viola da gamba era un po' lo strumento principe, il violoncello era usato come riempitivo, addirittura nelle processioni, insomma, non aveva ancora acquistato una sua indipendenza, una sua... autonomia, esattamente. E, col passare degli anni riesce ad avere sempre maggiore attenzione, grazie anche non solo nell'Ottocento ma anche nel Settecento, grazie anche all'influenza di alcuni compositori violoncellisti molto importanti per noi. Uno su tutti è Boccherini. Hanno scritto dei concerti splendidi e assolutamente difficili per noi violoncellisti. E andando avanti negli anni è riuscito ad avere sempre maggiore autonomia, sino a diventare poi ad esplodere nell'Ottocento con tantissimi importanti concerti. Diciamo che è uno strumento dunque che è partito piano ed è arrivato invece... In sordina, ed è arrivato al suo apice. Esatto. Oggi ci suoni appunto la suite numero 1 per violoncello solo di Johann Sebastian Bach. Sì. La suite in realtà indica un insieme di danze che venivano... Sì. Collezionate appunto in quella che sarà poi la forma della suite. Danze diverse dal movimento veloce invece al movimento lento, e un insieme che poi variava anche nel tipo di danze che venivano scelte e inserite in questo appunto insieme di danze che inizialmente venivano utilizzate proprio per essere danzate e poi invece divenne proprio una forma da ascoltare. Ecco, sì. La suite numero 1 di Bach è divisa in 7 movimenti, in 7 parti. Che danze sono inserite? Allora, si comincia con un preludio, che diciamo che apre un po' il brano, no? Quindi introduce quello che poi seguirà. Una Allemanda, che sarebbe appunto il secondo movimento non eccessivamente veloce, sino poi ad arrivare a una corrente, che è il movimento più veloce di tutta la suite. Lo dice il nome stesso, peraltro. Esattamente, è il movimento più veloce di tutta la suite. Dopo la corrente si arriva a quello che è il movimento centrale, che è una sarabanda, che è il movimento più lento.
anche se spesso e volentieri si tende a suonarlo molto più lento di come si dovrebbe, no? Perché poi è comunque un movimento in tre quarti, quindi spesso si tende a suonarlo veramente molto, molto, molto lento, sino a non farlo più diventare un tre quarti, ma... E per poi arrivare ai minuetti, gavotte o bourrée a seconda delle suite. Diciamo che due suite hanno i minuetti, primo e secondo, altre due suite hanno due bourrée, prima e seconda, e le altre due gavotte, prima e seconda. Per poi arrivare alla giga, che è l'ultimo movimento che conclude tutta la suite. Che altro tempo di danza mosso e che conclude... diciamo esatto. Degnamente in maniera esatto. Diciamo tra virgolette leggera, anche perché poi in Bach nulla è veramente mai leggero inteso nel senso di frivolo, e le suite di questi splendidi lavori di questo compositore del Settecento che tutti credo conoscono almeno di nome. Bene, a me non mi resta che ringraziare Gabriele Geminiani, lasciarlo al suo concerto e augurare a voi un buon ascolto. Thank you.
Thank you.